Ebbene a tutti ragazzi, qui Wolf. E Jacopo Mi. Bentornati a questo nuovo live per oggi far vedere le mappe di Second Assault. Siamo partiti in ritardo. Sì, perché purtroppo avevamo registrato un video ma non si sentiva l'audio, iniziamo già con le No, intendevo, siamo partiti in ritardo. Cioè, perché... code. È giusto perché sappiamo l'HDPV è in ritardo di 3 secondi, No, no, quindi. ma io dicevo, siamo partiti in ritardo. Cioè, quando noi prendiamo... Cioè... Lascia stare. Ok, a Comunque, posto. ragazzi, questo video qua sono già stato fatto un altro aggiornamento di YouTube Che come che potete immaginare ci è piaciuto moltissimo. Abbiamo subito tirato giù un paio di bestemmie per ringraziare chi l'ha fatto. Google, Esatto. La Google Entertainment, che salutiamo. come Berlusconi e Johnny Crick, tutti quanti. Ecco, a proposito di Johnny Crick, sappilo che tu che ci stai sicuramente guardando perché noi siamo più belli, No. allora sappilo che molto probabilmente hai molti fan, veramente tanti 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 più di noi, perché infatti l'altro giorno stavo passeggiando per una città qua vicina, Gambolò, sapete, una di quelle città piccole che non si sa dove sono, sparse per l'Italia, tipo Molise. E mi hanno fermato due bambini che mi hanno chiesto che cos'è che era lo sdrogo. Sappilo, io ho detto che è quello che fa Johnny Crick, e invece loro hanno detto no, lo fa Just Ron. Quindi mettetevi d'accordo per No, favore. non è che erano. Vabbè, insomma, i bimbi minchia sono tutti uguali, non lo sanno neanche loro cos'è lo sdrogo. Secondo me non lo Ah, sa neanche Johnny Crick. cari lettrici, cari lettori, cari creditori, l'enciclopedia chiude a causa di un'annuncia che Vasco Rossi ha sporto contro il sito. Guarda che la Vasco denuncia di Vasco Rossi c'era già 40 milioni di anni fa. Rossi si è sentito diffamato dalla pagina che lo riguardava. Probabilmente si terrà un processo al termine del quale quel brufoloso ragazzino quindicenne che ha scritto a pagina, è stato picchiato i suoi compagni di classe, adesso dovrà pagare gli alimenti a nullatenente Vasco Rossi. Un uomo che ha vissuto esperienze a droga, esperienze in carcere, esperienze di stadie folle che lo acclamavano, non poteva proprio sopportare l'idea di essere oggetto di satira sull'enciclopedia. Ma ripercorriamo tutta la storia per spiegare meglio la vicenda. 6000 avanti Cristo, l'uomo forge i metalli. Ma 3200 avanti cos'è che Cristo. c'entra che l'uomo forgia metalli in È tutto questo? importante. 3200 avanti Cristo, l'uomo inventa la scrittura. 7 febbraio 1952, nasce Vasco È Rossi. così vecchio. 20 aprile 1984, Vasco Rossi viene arrestato al Variety in una discoteca di Bologna. Vasco Rossi consegna spontaneamente 26 grammi di cocaina ai forze dell'ordine e trascorre 22 giorni in prigione. Dopo, Vasco Rossi fa altre cagate che si scocciano di elencare, sono troppe. Gennaio 2010, l'avvocato di Vasco Rossi, o chi per lui, legge la pagina relativa sull'enciclopedia e si rende conto che qualcuno di stronzato potrebbe segnare la fine della rockstar. E quindi decide di rinunciare all'enciclopedia. 1 febbraio 2010, Vabbè, ore 12. da dietro, bravo, bravo. Ore 12, l'avvocato avvisa Vasco Rossi dell'esistenza della pagina sull'enciclopedia. Ore 12.03, l'avvocato spiega a Vasco cos'è l'enciclopedia. Ore 12.07, l'avvocato spiega a Vasco cos'è internet. 12.12, l'avvocato risponde a Vasco che no, non ho da accendere. 12.13, l'avvocato spiega a Vasco cos'è il computer. 12.15, l'avvocato le prende da lontano e comincia da 4000 avanti Cristo, l'uomo inventa la scrittura. 1 febbraio 2010, ore 19, Vasco e l'avvocato sono ancora al telefono. 1 febbraio 2010, ore 19.02, l'avvocato stanco della situazione chiude la conversazione dicendo che se la vede lui. 3 febbraio 2010, l'avvocato manda una mail all'enciclopedia, una raccomandata a R. R sta per realtà No, aumentata. assalto rifle. Realtà aumentata Vicchia, chiedendo di cancellare la pagina poiché gravemente diffamatoria e di fornire i dati agli utenti per procedere alla loro identificazione. 4 febbraio 2010, l'enciclopedia risponde all'avvocato spiegandogli brevemente cos'è l'enciclopedia, che non è in grado di fornire i dati agli utenti, mostrandosi infine disponibile a eliminare dalla pagina le parti diffamatorie che saranno indicate dallo stesso avvocato, come già successo in passato con altri personaggi che hanno segnalato la loro pagina. Per tutta risposta l'avvocato non risponde, nonostante l'enciclopedia conservi la notifica di lettura. Nessuna traccia, nemmeno la fantomatica raccomandata spedita in California al nostro host Nikia, come indicato nella mail dell'avvocato.
Così, pensando che si tratti di una finta mail, come spesso capita, l'enciclopedia lascia correre, non avendo avuto nessun riscontro di veridicità della comunicazione. 18 agosto 2011, cazzo, ne è passato di tempo. Un admin di un'enciclopedia viene convocato dalle polizie postali per spiegare il funzionamento del sito. I poliziotti chiedono un autografo. Superbari la comunità decide di cancellare la pagina di Vasco Rossi in attesa di ulteriori sviluppi. Comunicando la nostra decisione all'avvocato e spiegandogli che attendavamo una sua risposta, l'avvocato continua ad ignorarci nonostante notifica di lettura. Settembre 2011, altri 3 admin sono stati convocati alla polizia postale per spiegare il funzionamento del sito. A seguito di questi fatti, l'amministrazione ha deciso di chiudere il sito a tempo indeterminato. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo meraviglioso e speciale sito, ma ancora di più ringraziamo tutti i nostri lettori per averci dedicato anche un solo minuto. L'enciclopedia chiude. Paz, che sfiga. No, ma fino a febbraio. Che sfiga. Ecco perché, sì, perché ragazzi, dovevamo... Jacopo mi aveva deciso di modificare una pagina e non mi lasciava modificare la pagina. Proprio oggi, guarda che sfiga come passa il tempo. Tre anni sono passati, non è ancora aperto, eppure la pagina c'è. Sì, perché secondo me non... Cioè, boh. Secondo me, boh, perché comunque... Qua noi siamo in tanti per l'enciclopedia. Mi pare proprio una giusta motivazione quella di Wolf, anche secondo me, boh. Quindi boh, chiamiamo in causa boh, che ci spiegherà lui come funzionano le cose. Anche se è un balista. In queste ore la rete si sta mobilitando in massa, testate giornalistiche, quelle che tirano le testate contro il muro, blogger, singoli utenti in forum, eccetera, per sostenerci di bloccare la notizia ne è riportata. Abbiamo letto molte cose interessanti, alcune spiacevoli da cui dissociamo. Insultare le persone non è giustificabile, altre totalmente assurde. Per questo per noi è necessario chiarire alcuni punti. 1. Stato attuale non c'è stato alcun processo, nessun magistrato ha contattato gli amministratori. 2. Il sito chiude per protesta, non per costrizione. 3. La protesta si è resa necessaria nel momento in cui, venendo incontro alle richieste dell'avvocato di Vasco Rossi, rimuovere la pagina dedicata al rocker, la denuncia a carico di ignoti non è affatto caduta. 4. Abbiamo offerto la nostra piena collaborazione già nel 2010. Per tutta non risposta, alcuni amministratori sono stati convocati alla polizia postale un anno dopo. L'enciclopedia non ha motivo di preoccuparsi per questa faccenda perché sono più fighi. In ultimo, mi sento in dovere di ricordare Vasco Rossi e grandi VIP come lui che l'enciclopedia è una comunità eterogenea, quindi è formata da più fasi, costituita per la maggior parte da adolescenti, ragazzini che credono ancora al mito del re buono come di un di minchia. Dei VIP in grado di comprenderli e guidarli sulla retta via senza bisogno di usare il bastone. Anche perché poi comunque, cioè, adesso a parte tutto, ma tu non mi puoi denunciare un sito per qualcosa che comunque ha scritto un utente. Cioè teoricamente gli admin non sono responsabili. E invece sì, perché l'ho deciso io. Poi adesso noi cerchiamo, dato che abbiamo trovato sospensione del servizio, direi cercare un qualcosa di molto simile. Quindi, no, prova a cercare l'enciclopedia, vediamo se esiste oppure, cioè se esiste, se puoi ancora trovare qualcosa oppure no, perché secondo me lo puoi trovare. Cerchiamo Vasco Rossi sull'enciclopedia. Eccolo qua! Perché, cioè, praticamente... Ma quello che abbiamo accordo, il chitarrista e la band a Fiasco Rossi. Poi Fiasco Rossi. Anche se tante cose un senso non ce l'ha, Vasco Rossi esibisce l'invidiabile proprietà del linguaggio. E vado al massimo, il Blasco durante i suoi problemi col fisco. Un ragazzo che si è fatto da solo, Mike buongiorno su Vasco Rossi. E già io sono ancora qua, Vasco dopo essere stato bocciato. Avete bocciato voi? Vasco Rossi, 1778 Zocca, 2011 Facebook. È il più accanito lettore dell'enciclopedia, di tanto in tanto canta al piano bar per arrotondare la pensione invalidità. Perché ha la pensione di invalidità? Ma questo qua com'è che l'ho fatto vedere? Vabbè, lasciamo stare ragazzi i misteri di Battlefield. Nell'agosto 2011, dopo un ricovero in una clinica per ex cantanti del Zecchino d'Oro, è stato dichiarato incapace di intendere di volere a parte il comitato di liberazione a Maria Giovanna. Per questo una scimmia ha preso in carico gestione del suo blog, riscuotendo parecchio successo anche tra i primati che vivono giorno e notte sulla sua pagina di Facebook. Sempre la ribalta sulla stampa nazionale per i suoi farfugli da affasico, ha vinto una nuova pagina su questo sito, visto che la prima offendeva i suoi sentimenti da femminuccia in sindrome apocalittica premestuale.
ma in realtà sappiamo tutti che ha sbagliato lui, glielo facciamo capire, costi quel che costi. Capito Vasco? Beh, hai capito male. Ovviamente noi ci siamo sbagliati, ed è per questo che abbiamo strizzato i nostri cervelli netti nel vano tentativo di raggiungere un lessico regno del sommo vate, cioè Vasco. Lode e gloria a lui. Allora, parte i poliziotti, ma non so cos'è. Vasco spagnolo, Vasco portoghese, fare soldi scrivendo una canzone, non minacciare azioni legali contro l'enciclopedia. Sì, che mi ricordo che l'enciclopedia era andata nei casini anche forse per una battuta che avevamo fatto su Simoncelli, che adesso mi ricordo. Cioè, diciamo che l'enciclopedia è sempre stata un po'... Una domanda, ma noi abbiamo già provato a vedere cosa dice l'enciclopedia di l'enciclopedia? Proviamo a vedere. L'enciclopedia definitiva è la realtà non essere accurata. Stronzate senza filtro, nuoce gravemente a te e a chi ti sta intorno. Giovani merda, benvenuti sulla l'enciclopedia. L'enciclopedia è sapere universale. L'enciclopedia è stata fondata da San Pistacchio, morto in sacrificio per noi il 3 novembre 2005. Amen. Cavoli, ritirata. La registrazione in enciclopedia non è obbligatoria, ma è figo poter avere il proprio nick qui sopra, sapete? Io ho già ripassato due o tre marmottine, può essermi registrato. Comunque, se decidete di non registrarvi, sappiate che comparirà sugli articoli voi inseriti il vostro numero di IP e non è la bella cosa in effetti, ma poi a me che me ne frega. Poi veramente, cioè quelli in enciclopedia sono so che siete ansiosi di sapere cos'è l'enciclopedia, ma è meglio partire a cosa non è. E picca più colla la sezione aiuto. L'enciclopedia non è un dizionario. Beh, in un certo senso lo è, visto che entrambi fanno parte dello stesso sito web. Vabbè, non è così, ecco come funziona. Ok, va bene ragazzi, è ufficiale, mi hanno appena spanchillato, ma fa niente. L'enciclopedia è per gli articoli completi. Questi possono essere lunghi col pene o accorci freddi o cortamente lunghi, ma non brevemente corti. Di solito hanno diverse sezioni, una foto o quattro e mezza. Non dizionario per le voci brevi, di solito sono composti da uno, due o tre frasi, spesso sono definizioni umoristiche piuttosto che articoli veri e propri. Infine, prima di lasciarvi alla guida, se create una pagina breve che volete espandere in seguito, aggiungete il tag in costruzione oppure via di qua. Questo fa sì che amministratori e altri utenti non la spostino alla pagina non dizionario senza il vostro consenso. Ti avverto che l'enciclopedia è una droga, stanne lontano prima che sia troppo tardi. Alcuni eventi malati in enciclopedia mai usciti dal tunnel hanno pensato che gli articoli non fossero sufficienti, ma che volevano la pace nel mondo. La domenica qua, cosa sente la pace del mondo? Non potendo accontentare queste richieste, mi hanno dato loro i non progetti, una serie di cazzate alternative agli articoli in cui esprime la loro cretinità, creatività, al meglio o alla meno peggio, dipende dai punti di vista. Come hai conosciuto l'enciclopedia? Toh, un sondaggio! Io lo adoro! Ho cercato su Google una parola e uno dei link mandava qui. Link su articolo che parla in enciclopedia, link su forum, sito blog, link passato da un amico, altro. Noi in enciclopedia l'abbiamo conosciuto tramite... Te l'ho fatto conoscere io, sono io che ho letto, provo a guardarlo. Quindi è altro. Sì. No, in passato da un amico. No, altro, perché non vale. Cioè, dobbiamo mettere i VIP. È da tanto tempo che ne mettevamo, però lo devo ammettere. Ma io l'ho fatto apposta, non l'ho fatto come Stefan Kaus che sbaglia. Che salutiamo. È geniale. Aspetta. Soprattutto l'immagine del Papa quando cercate sull'enciclopedia. Ragazzi, direi di chiudere qua. Qui lo facciamo abbastanza corto. Avete visto Golfo di Oman, adesso non so, poi prossimamente vi faremo anche vedere le altre. Esatto, poi faremo vedere il video sulla guerra del mondo e la pace. E poi prossimamente faremo anche dei video che parlano di molte cose diverse fra di loro. Come i nasi. I nasi, come Herobrine, una bottiglietta d'acqua e la storia di Gian Gian Giorgio, che tutti noi conosciamo. Grazie a Scottex. Esatto. Quindi niente, per a tutti da Wolf e da Jacopo Mini. Alla prossima avventura. Ma va.